nuova reaction con tanta gente qui con noi. Joey Tassello, Icho, Davide, il batterista degli Hellfire, Davide Albano! Non vi dico chi è, non ve lo dico. Andate a cercare chi è! Chi è Iblos Vestra Mater, che vuol dire tua madre. Allora, 1, 2, 3. Masturè! Sappiate che lo dirò ogni 2-3 minuti per cambiare situazione. Ok, oggi andiamo a vedere insieme a voi con le nostre reaction questo nuovo live di Metallica datato 8 ottobre, quindi 2026 in Indio. In Indio, California. Indio, Califoggia. Sono a Califoggia. Aspetta, fallo partire da zero, perché sennò poi okay. Sincronizzarlo. Hello to other not Italian language. Don't worry, we use hands to express ourselves. Go. E fin qui. E vabbè, ci sono gli elicotteri. Elicotteri, c'è la guerra. Vediamo questo intro. Attenzione. Strisce di Gaza. Sta lì. Arrivano gli elicotteri. Mi sono cagato sotto. Fiamme. Tuoni. Fiamme. Aspetta che si dirà. Go. Sta ripreso. Figo. Complimenti alla regia, perché sono sempre. Oh, che figo! E usano qualche round. Complimenti! Ragazzi, qua è tutto un fuoco, esplosioni. Mitra. Vediamo che grazie a queste fiamme James Hetfield si bruciò il braccio. Infatti non è sul palco, però. Sa perché? Quello era italiano. Backstage? Dal backstage? Suono grosso così. Cioè, grosso così sto suono. So, raga. Modello. Si è mollato. Aspetta, quando è single, guarda che figo. No, è nuovo single. E certo. È tutto per te. Cos'è una No, i Ibanez. Forse una ESP, non si capisce, tutta glitterata. Che ce l'hanno scocciato? Lo fa sempre. Da Zurich gli sta aggiustando il chat. Hai visto? Sì. Anche se la batteria, cazzo. Beh, però la batteria in basso gialli. Bello, è quello che ci sta. È vero. Figo, eh. E le doca! Brividi! Grosso. Ma poi sembra un po' lenta. Sì, ma ci sta, no, ci sta,
accelereranno dopo. Wey! Bella! La maglietta di Kirk! No, forzata! All you need is Jesus! Quasi, Kirk! Ho ciccato! Variazione finale. È tutto rosso adesso, raga. Tutto rosso. Tutto rosso, pitta rosso. No, non c'è ancora. No, vabbè, ma non è l'inizio. Vediamo se Lars Ulrich. Basta guardare le gambine. Vediamo, vediamo, abbiamo il batterista, Adesso è lì. Guarda come. Ma la velocità aumenta! BPM che sale! Coca! Ragazzi!
Cioè, raga, io voglio vedere Kirk Hammett con quella maglietta mentre suonano Am I Evil? Sarebbe appropriato, sì. Mica, raga. Allora, a parte la maglietta di Gesù, chiediamo all'unico qui che di metal non sa proprio un cazzo di niente. Allora, ciao. Caro ignorantello, cosa ci dici? Allora, sono bravi questi. Vabbè, cagare! Raga, ascolta i Coldplay! Capito, i Coldplay! Capito, però sono bravi questi ragazzi. Vabbè, cagare! Ci faranno questi giovani. Andiamo al batterista. Analisi? Niente da dire. Ma niente da dire, nel senso che la Zurlik, secondo me, ha fatto quello che doveva fare perfetto, stranamente, perché ultimamente sapete che... Devo dire che si sentiva tutto bene, velocità giusta. Insomma, velocità. C'è un qualche variazione di metodo. Ma live l'accelera sempre, voglio dire, un po', no? Ma devo dire che non ha esagerato, non ho visto gli altri con la vena qua per stare dietro. Però posso fare una precisazione? Sì, certo. Da profano del metal. Certo, certo. L'ho trovata una performance... quasi perfetta, eh? Poca anima, però. Ma come cazzo hai fatto? Poca anima. Io ho schifo 60 anni. Cioè. Ma come hai fatto a non vederla? C'era pure la batteria gialla. Sì, ho capito, però non c'è giallo visto. Anima. Cioè, come se non si stancasse. Mentre, cioè, la devo fare, la faccio. Pulito, preciso, perfetto. Però non ci ho visto il sudore. Tu giustamente dici a 60 anni. Ma vabbè, ma tu... questo è l'attacco. Questo è l'attacco. Ascolta i Coldplay. Ho capito, ragazzi. Non vi preoccupare. Lo insultiamo tutti i giorni, quindi non loro è... Sono comunque, aspetta. No, vogliamo... Silenzio. Aspetta un attimo. Vogliamo vedere... Voi trovateci... Voi trovateci i filmati della gente che era lì col cellulare, che vogliamo sentire se Lars veramente faceva sti pezzi. Vogliamo i bootleg. Tu dici che c'è il trucco. Attenzione, Icio. Ma tu non hai notato mancanze di sync con la batteria? Allora, inabile regia che allora, non inquadra mai la cassa. Come, no. Va bene. Piuttosto fai due video. Vai. Attenzione, adesso mi metterò gli occhiali quelli seri e andiamo a vedere se effettivamente Lars Ulrich sta suonando e non è... Sempre se mi passa lo spazio sul live. Però spiegami questa cosa, perché dicono che suona lui? Sono almeno 15 anni che la... Allora... Non prendo un ottavo neanche di indicarglielo. Allora... Qua fa talmente cagare quello che sta facendo perché cambia in continuazione. Attenzione, si vede proprio a 2 minuti e 17 effettivamente sta suonando perché si sta aggiustando il Charlie, ok? In più sentite come proprio cambia il suono, no? Sì. Bene, qua chiuso adesso. Qua sta suonando. Attenzione, andiamo a vederlo. C'è un abile montaggio. Vabbè, ma raga, ma il tour 2 è facile. Ma è facile, è facile. Il tour 2 lo faceva anche Mietta con... Allora, fin qua mi sembra tutto... Andiamo a vedere. Adesso osserviamo le gambe di Lars Ulrich. Ecco, a me sembravano un po' scomposte. Anche a me. Oh, cazzo di c'è cane. Un batterista, è l'unico che lui, lo può dire. Lui, tipo, ma che cazzo sta casa? Ah, no, non lo sta. No, non lo sta. Non sta. Adesso. E di là? No, rimuovi i piedi. No, ah, è giusto. Sì. E anche ciclone è preciso, eh. Ecco, si vede. Sta anche accelerando, proprio... Cioè, convinto. Io ripeto, guarda, capisce. No, raga, non l'aveva... No! Lui l'aveva notato prima. No, raga! Lui prima l'ha visto. A 5.50? Raga, bellissimo. Cade il plettro a Kirk Hammett. Guarda, No, grande,
grande, perché Kirk Hammett, raga, è uno di noi, capita a tutti sta cosa, cazzo! E non c'è Gesù che tenga! No, tu puoi avere tutti i Gesù Cristi che vuoi, ma non c'è mai! Raga, è stato un piacere, ci vediamo alla prossima reaction, diteci su cosa reazionarci. Giusto, giusto. Posso dire l'ultima cosa? 1, 2, 3. Mastole! Mastole! Falla bene! 1, 2, 3. Mastole! Ciao! Ciao!